Ciacula, il cibo dell'anima. Si è concluso lo scorso lunedì, presso il plesso Conte dell'Istituto Falcone Scauda, il progetto che ha visto coinvolte le due classi terze, sezione A e B di scuola primaria, finanziato dall'assessorato alla pubblica istruzione del Comune. Sono intervenuti l'assessore Enrico Pensati e i consiglieri comunali Lucia Vitiello e Michele Langella. Grazie per l'invito, mi fa piacere particolarmente, come diceva la prima, io proprio in quest'aula ho frequentato la mia scuola elementare, l'ho fatta qua. Gli alunni sono stati guidati dagli esperti Silvano Somma e Marco Ranauro dell'Associazione Prima Aurora e dalla professoressa Maria Rosaria Donnarumma dell'Associazione Semi di Speranza, alla scoperta delle tipicità agroalimentari del territorio vesuviano, ma anche delle biodiversità che caratterizzano il mondo intero. Sono stati guidati inoltre all'approfondimento delle emozioni e della geografia emozionale dalla sociologa Nunzia Tammaro dell'Associazione Solo Donne Rosario. È stato un progetto inclusivo da tutti i punti di vista. Abbiamo superato anche delle paure, delle remore che alcuni genitori, ciò vuol dire che i genitori hanno avuto fiducia in noi e io li ringrazio, e questa fiducia permette a me come dirigente, i docenti, l'ente comunale con cui ci rapportiamo in maniera costante, permette di mantenere, di lavorare per non tradire questa fiducia. È stata una scelta di campo, scegliere associazioni del territorio per un progetto finanziato dal territorio. Abbiamo cercato di scegliere in meglio, assessore, abbiamo cercato di utilizzare il fondo nella maniera più utile, più proficua, finalizzata, mirata a quello che era il progetto del territorio. Quindi io ringrazio tutti coloro che hanno avuto. Docenti Silvana Borrelli e Marilisa De Simone, con le insegnanti di sostegno Grazia Giuliano ed Elvira Lanzieri, hanno ringraziato insieme a tutti i bambini delle due classi coinvolte il dirigente scolastico Maria José abilitato per l'opportunità offerta da questo percorso, che ha visto attività laboratoriali svolte in due pomeriggi a settimana a scuola e in due visite guidate presso le sedi delle associazioni Prima Aurora e Semi di Speranza nel Parco Nazionale del Vesuvio, con attività di piantumazione di piantine tipiche del territorio e di tipo ludico espressive. Personalmente mi è piaciuto questo progetto perché a me piace scoprire delle cose nuove e questo progetto ne è stato pieno.